Ultima edizione di Stadio News Studio Marco Cullà. Le nuvole fantoziane passano, spassano, magari si fermano sopra di te e poi vanno via. È il caso del Palermo, che sembra averlo ufficialmente cacciata via grazie alla vittoria di domenica scorsa. È passata circa una settimana, ma l'entusiasmo è sempre a livello massimo. Tutto è tornato alla normalità, anche se ancora manca qualcosa per raggiungere quel top di condizione che farebbe viaggiare la barca rosanera a belle spiegate. Continuano gli allenamenti e cresce il ritmo della preparazione, sperando che il viaggio non abbia più fermate. Allenamento mattutino oggi per il Palermo. I rosanero si preparano in attesa della gara di domenica 18 ottobre al Picchi contro il Livorno. Ancora assenti 5 nazionali: Kier, Cavani, Micelizia, Morganelle e Goyan. Problemi invece per Bresciano, che quasi sicuramente salterà la gara del Picchi contro i Labronici. Domani mattina testa amichevole contro una formazione locale. Sono stupito e irritato di vedere i miei giocatori sui giornali accostati ad altre squadre. Maurizio Zamparini non gradisce le ultime voci di mercato legate all'attaccante uruguaiano Edinson Cavani. È intervenuta Radio Radio, risponde con determinazione: il mio Palermo ha più soldi della Roma e non ha bisogno di vendere. In ogni caso mi irritano quelle società che contattano i procuratori e con queste non si farà nulla. Danno notizie ai giornali e provocano disturbo. Io sono corretto e quando ero interessato a Pandev l'ho chiesto alla Lazio. Lo devono essere anche gli altri. Quando si vuole qualcuno, si viene da me. Fabio Simplicio si avvicina al Palermo. A detta del presidente Zamparini, l'accordo con il giocatore è vicino per il prolungamento del contratto. Il procuratore del brasiliano Gilmar Rinaldi sarà a Palermo il 29 ottobre per mettere verosimilmente nero su bianco. Uno dei procuratori di Edinson Cavani, Claudio Anellucci, intervenuto a Teleradio Stereo, ha svelato alcuni retroscena legati al passato del suo assistito. Lo proposi alla Roma, ma all'epoca furono fatte altre scelte, ha detto l'agente del giocatore. Purtroppo non ci sono stati contatti concreti. Con la Roma e con Pradè parliamo spesso di molte cose, ma su Cavani devo smentire i contatti. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.